Benvenuti in un nuovo video assaggio. Oggi siamo qui per assaggiare e ovviamente per darvi la recensione di questi biscotti proteici. Allora, dal sito li ho presi su All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Dice che protein cookie della Diet Food sono dei biscotti proteici e biologici. Non hanno la forma almeno da come li vedo io di biscotti, però vediamo, mi sembra un po' una forma un po' più quadrata. Allora, questo iniziamo dal giallo, entrambi sono le confezioni, a parte che le confezioni sono stupende, e sono 80 grammi, però dietro i valori sono per 100 grammi, quindi io vi dico i valori per 100 grammi, ma dovete sempre considerare che dopo vediamo quanti biscotti ci sono all'interno, penso 3, poi vediamo. Quindi dovete sempre considerare che la confezione totale dei biscotti è di 80 grammi e i valori sono per 100, però io ve li dico. Allora, hanno 486 calorie, 28 grammi di grassi. Qui sta scritto tutto in una lingua abbastanza. Quindi 40 grammi di carboidrati, 30 grammi di zucchero, fibre 5,9 e proteine 20 grammi. È un po' alto di grassi, probabilmente, se è sempre rapportato a 100 grammi. Questo è a base di mandorla, noci e spezie. Quindi vediamo un po', io qui non ci capisco niente, quindi andiamo un po' alla cieca. Ok, all'interno c'è, guardate quanti ce ne sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, all'incirca sono 9 cookies, boh, non so come definirli, sincera, però assaggiamo. Sì, il retrogusto, poi è super super sottile, eh. Piace perché a parte la consistenza, io avrei preferito fare di meno biscotti, però con una consistenza un po' più da biscotto, da cookies, perché se io leggo cookie, quindi sarebbe biscotto, giusto? Io mi aspetto di trovare un biscotto, anche se secco, però mi aspetto di trovare un biscotto, non mi aspetto di trovare un quadratino che sa di mandorla, ma sinceramente io non ve lo consiglio perché non vi lascia di sicuro quel bel retrogusto oppure quella sensazione piacevole di mangiarvi almeno uno o due quadratini. Quindi secondo me non ne vale tanto la pena, non lo so, non mi dicono niente. È vero che sono da considerare, però aspettate un attimo che sono 100% biologici, quindi per chi ama questi prodotti, allora sono super consigliati, però per chi come me non acquista sempre questi biscotti così in generale, proprio con mandorle, noci o spezie, quindi non sono neanche abituata. Poi c'è chi li ha provati, che è abituato a mangiare questi tipi di biscotti, allora sicuramente vi piaceranno, però io per il mio gusto personale, sinceramente non. Per me non ne vale la pena. Andiamo con l'ultimo. Questo mi ispira molto 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 di più. I valori, allora, questo non è proteico, invece questo qui è proteico, infatti sta scritto proprio sulla confezione Protein Cookie Bar. Invece su quest'altra sta scritto Oats, infatti all'interno c'è l'avena, Cookie Bar con datteri e aspettate che non mi ricordo perché non so come si dice questa cosa. Con datteri e noci e ovviamente a base di avena. L'altro era a base di mandorla, noci e spezie. Invece questo è a base di avena, datteri e noci. Quindi sicuramente mi piacerà ancora di più. Allora, i valori per questo qui, sempre per 100 grammi, ma è sempre la confezione da 80 grammi. 422 calorie, 19 grammi di grassi. Carboidrati 56 grammi, infatti questo ha una percentuale in meno di proteine, ma una percentuale in più di carboidrati. Poi zuccheri 37 grammi, fibre 5,5 e proteine 9 grammi. No, scusatemi, proteine 6 grammi. Io penso che, allora, questo dice che è anche vegan, invece l'altro, anche l'altro, sono entrambi vegan. Sempre biologico, 100% bio e vegan. Però le confezioni meritano.
Allora, questi mi ispirano di più, ce ne sono di meno, all'interno ce ne sono 6. Assaggiamo. Sento la cannella. Sento tanto cannella. Aspettate. No, non sta scritto. No, non mi piace. Mangiati con uno yogurt, però non mi fa impazzire questo qui, perché si sente troppo. I datteri si sentono, e l'unica cosa che si sente che ha un sapore molto marcato sono i datteri. Però questo retrogusto troppo speziato non mi piace. Sapete il mio rapporto con le spezie, quindi è anche una cosa molto soggettiva. Però chi si trova con i miei gusti, e spesso si è sempre trovato bene con le mie recensioni, e anche come gusto, e no, raga, non, sinceramente mi dispiace, ma già non avevo aspettative alte, ve lo dico. Però non mi piacciono come prodotti, perché non sono male, perché i valori sono ottimi, eppure la percentuale è tutto, però proprio io come gusto personale, come esigenze, come... No, non li preferisco, a parte che non sono neanche tanto abituata a queste cose, quindi anche, forse anche questo, però sinceramente il gusto non mi piace per niente, assolutamente no, per me sono bocciati. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!